Amici cari, amici belli dello svago. Come va? Tutto a posto? Qua è tutto a posto. Oramai sta macchietta, ma ogni volta. E la facciamo ben volentieri, perché io faccio tutto a posto e voi alla si spera. Rispondi tutto a posto. È una sorta di buona auguria, no? Va bene, veniamo al dunque, perché dici che io devo essere breve nei video perché sono troppo lungo, troppo prolisso, sto sentendo proprio Pino Damiano. Vabbè, il nostro caro Pinuccio. Dicevo, devo essere più conciso e circonciso. Allora, il capitolo Scape, clone, atomizzatore, button goal, chiuso, capitolo, perché è una chiave. Cioè, questo clone qua, che io ho avuto da questo amico che me l'ha mandato, molto gentile, ci provo tu, divertiti tu, ma sono due, non è proprio il caso, è veramente una schifezza. Questo clone qua, ripeto, Squip sarà eccezionale, quando avrò modo di provarlo magari ve lo, comunicherò. Questo clone nello specifico, a volte andava, alle volte no, l'origine era da Wick, sembrava andare bene, invece poi si è visto che purtroppo l'ho lasciato nella mia cartucciera e mi ha praticamente agitato Mietu Tengris, contiene addirittura 5 ml qualche cosa, 5 ml e mezzo, quindi più o meno la metà del tank si è svuotata nella cartuccia, gittata praticamente 3 ml front lake. Vabbè, capito. Ripeto, non è proprio il caso di perdere, forse sarà questo pezzo in particolare che è venuto su male, perché poi leggo in giro che ci sta chi il clone ce l'ha e lo utilizza con soddisfazione. Io oramai ci rinuncio, questo qua non è proprio il caso. Quindi forse glielo rimanderò, ma gli scrivo a quest'amico, se lo vuole indietro, io, come lui è stato cortese a mandarmelo, glielo restituirò. Ma altrimenti si utilizza come pure un poco sande, effettivamente come piombo da pesca, invece che altrimenti. Vabbè, quindi capitolo Scape clone chiuso. E dedichiamoci, continuiamo a dedicarci con grande sfizio e passione a questi, ai nostri Kaifun Light Blues. In cui sto svapando con interesse, perché so due gradazioni di aromatizzazione su questo nuovo liquido che ho messo insieme, sto Positano è quasi pronto su base 50-50 glicerina e glicole di grado farmaceutico e con nicotina di varie gradazioni, 4,5-9, attualmente lo sto provando a 0. E lo farò appunto con nicotina aggiunta al glicolo e alla glicerina di grado farmaceutico con base farmacia della Atmos Lab. Ho fatto un po' di scorte di questa Atmos Lab quando preparai il Front Lake e quindi ne ho, logicamente mi trovo bene, la aggiungo alla base per la gradazione 4,5-9 o altre gradazioni se domani qualche amico dovesse aver bisogno, eccetera eccetera. Però ripeto, adesso lo sto provando a zero. Su Kaifun Light Plus 2013, originale Svoimesto. Poi c'è un'altra, come una variante di aromatizzazione, e poi vi narrerò meglio quando stabilirò definitivamente quale deve essere quello che devo mandare agli amici. Per il loro parere. Devo dire una cosa importante e fondamentale. Come tutti sanno, Lucky Punk Star mi dice sempre, Lucky, carissimo amico mio di Milano, Lucky praticamente dice che i miei video non sono video strettamente tecnici, ma ci mancherebbe pure. Sono dei video di un appassionato, come voi, di svapo, che ha sperimentato tante cose, le vuole condividere in maniera simpatica, in maniera, si spera, insomma, che sia in maniera comunque cordiale, questo senza dubbio, senza alcun dubbio, ma un po' così scherzosamente, come mi pregio di questo, di questo, mi hanno appellato come simpatico, come divertente, no? Mi diverto io e faccio divertire pure a voi. Ma devo dire una cosa fondamentale. Io mi sono quasi commosso quando ho letto le parole dell'amico Andrea Bosco, che saluto affettuosamente, di Monte Rotondo. Andrea Bosco
È un ragazzo che da poco svapa e mi ha testimoniato questa cosa entrando nel gruppo Paper Smoke. Logicamente ha avuto accoglienza anche lì, si è presentato in maniera corretta come ha fatto e tutti gli hanno dato il benvenuto. Lui ha scritto nelle note, nella di presentazione, ci ringrazio pubblicamente Luigi D'Alessandro perché grazie a lui ho buttato le sigarette, insomma, e mi sto affacciando. Seppur fosse soltanto stato per questo fine, cioè che un amico in più abbia potuto buttare le sigarette e affacciarsi allo svago, tutto questo, come dire, questo canale di svago, il mio canale di svago, devo dire, per me ha un grande successo, perché quello poi è lo scopo, no? Condividere per quale ragione? Per cercare di portare più persone su questo percorso, su questa strada, che sicuramente è un'avventura molto più, un'avventura sicuramente non dannosa, è un'avventura, è un salvavita, no? Nuovo canale mio, un salvavita passare allo svapo e buttare le vecchie catramuso. Vabbè, ma comunque questa cosa di Andrea veramente mi ha fatto piacere perché me lo ha scritto proprio a caratteri chiari sul gruppo Avermonk e questa è una bellissima cosa. Altri me l'hanno scritto prima, ma questa cosa adesso è fresca e recente, quindi ci teneva assai a dire. Io devo salutare pure Marcello Tarantino, che non è di Taranto, ma Marcello Tarantino è siciliano, pare che sta a Palermo. E che pure fa parte di quelle persone che, non conoscendomi di persona, però mi seguono, insomma, si fanno due risate con me, magari prendono qualche idea, qualche volta me la danno loro qualche idea, e io, insomma, sono felicissimo di questo. Lucky Punk Star lo sa, ma tutti gli amici lo sanno. D'altronde, voglio dire, mi sono sempre comunque aggiornato, grazie a Alessio Svaporesta, Andrea Mondemezzato, il buon Matteo Callegato, Chris, Paperumus, e tanti altri, insomma, voglio dire, ci sono persone che attraverso quella videochat ci siamo visti, sentiti, ci siamo confrontati. Michele Infante, il buon Michele, che non vede essendo da parecchio tempo, Luigi Faini, Simone Marco, questa è una radio libera, oramai ha preso questa sembianza di una, infatti sta pure la musica in sottofondo. Sperando che poi YouTube non mi tagli l'audio perché si riconosce. Vabbè, lasciamo perdere. Quando sarà, però mi auguro di avere boccetta a sufficienza per poter poi, come ho detto, mi sono sbilanciato più di una volta, omaggiare gli amici di questo positano. Oh, bella viene tenna positano. Allora, niente, qua abbiamo una redazione, adesso voglio provare, giusto per avere una sensazione così in diretta, di quello che può essere la mia, come dire, anche la mia espressione facciale all'assaggio di questo. Gustoso, gustoso questo positano. Questo positano con queste note di limone, ma di limone nel dolce, no? Delizia al limone, questa nota cremosa e questa nota di agrume, che c'è qualcosa in più oltre all'agrume classico, e c'è pure qualche insieme di perdonate un po' di raucete, c'è qualche pure nota di frutta secca, qualche frutta secca che fa parte evidentemente di quello che è il fondo del dolce, no? Quello che può essere un po' il pan di Spagna, che può essere un biscotto aromatizzato magari a una nota mandorlata, no? E poi c'è questo limone, questa crema, questa freschezza, per non avere una crema troppo dolce, troppo, per non fare, insomma, una cosa stucchevole, bensì. Però ecco, non è assolutamente, non è un fruttato, come lo è il frondelè, è un cremoso, un dolce fresco, insomma, mi auguro che perlomeno al palato poi risulti quello che io volevo trasmettere, mi sembra di leggerlo in questa variante che dovrebbe essere quella definitiva. E anche risultato, come dire, un buon
un buon liquido perché ha una discreta fumosità, cioè voglio dire, poi ripeto, quella è data dalla base. E c'è un'aromatizzazione un po' più alta di, in percentuale, intendo, di quella che io avevo preso nel Frontelec. Il Frontelec era aromatizzato intorno all'8%. 8 e qualche cosa, non arrivava al 9% di aromatizzazione, però essendo tanti aromi, in queste sono un paio in meno, quelle erano 9 aromi diversi, qua ne sono praticamente 7, e di questi 7 aromi diversi la percentuale è un po' più bassa, intorno al 6, intorno al 6. Devo rivedere un attimo le tabelle, non ricordo. Vabbè, adesso dovrei farvi un cenno. Ci sta anche un altro amico che io forse non ho mai salutato, ma che comunque è stato tra i primi che mi ha sempre scritto, mi ha testimoniato molto, in maniera molto carina la, come dire, la sua approvazione. Ed è Ernesto Bracco, Bracconeri. Ernesto, ti ringrazio, che veramente forse non ti ho mai salutato. Ma e ci sta pure, perché questo poi capita sempre, anche nelle migliori famiglie capita, ci sta qualcuno che ha una scritta, una frase particolare, ma Vitruviano, se buon nickname mio, per chi non lo sapete, ma quante pose ti spari? Spari pose. Può essere pure. Vabbè, ma io l'ho presa come una cosa simpatica perché mi sembra che questa persona, non so il nome, perché c'ha un nickname particolare e c'ha, se non sbaglio, nell'avatar c'ha Stone Age, i totem di Stone Age, quella struttura, c'è che stanno a fila, oh, si sente, scusate. Comunque, dicevo, quest'amico mi ha scritto questa cosa, vi troviamo quante cose di spare, va bene, sparami poco, ci divertiamo, giochiamo, insomma, finché cerchiamo di rimanere tra le righe. Rigo musicale, però. Amici, vi auguro il meglio, vi ho salutato, vi abbraccio con grande affetto e ci sentiamo presto per qualcosa magari di più interessante. Poi ci teniamo a fare i saluti a questa cosa importante del fatto che se qualcuno vedendo i miei video si fa due risate, insomma, si diverte. E può essere di incentivo, di stimolo. Io a suo tempo, pure vedendo i video proprio di Lucky Punk Star, del buon Don Camillo, di Alessio Svavoresta, che prima ogni tanto facevo qualche video. E niente, insomma, se deve essere anche solo questo, va benissimo così, eccezionale. Grande, grande il gruppo di Papa e Smonke e grande tutta la famiglia di Gigi Papatù. Vabbè. Vi abbraccio con grande affetto, alla prossima. Frase di chiusura, come se studio stu coso, perché non trovo mai, non si è capito, strano. Arrivederci. Come se studio stu coso.